Thank you.
Vedi la salda dove c'è apposta? Non parlo fortemente, non mi sono detto,
che già volevo riparare lui in pazienza e due anni di superbia, la tua ira, sì, tante volte hai offeso gli altri, ma hai offeso me, io vedo, hai bisogno di Gesù, allora noi ti offendiamo veramente, ma noi non ti vediamo. Sì, amministrazione. In quel momento così stai trattando me, quando ti arrivi, quando hai male, quando hai odi, quando ti separi da una persona, è quello che mi riduce il quarto e io mi credo. Come posso, Signore, riparare il mio giorno? Guarda, mi insulta, guarda, mi stia pregando, chiedi di aiuto, e da me ti può venire tutto l'aiuto. Un'altra esperienza di anno, ogni anno per la Pasqua ci libera un dannato, era la gratificazione di ricordare la liberazione dell'Egitto, ci ringraziano i veterani di Milano, di nome Milano, di nome Milano, e lui sapendo che l'avevano condannata, un po' tutti, ecco, come la sta condannando morte, Gesù, o Vergine Santissima, che lì in quella piazza, e tu in un angolo guardavi, e vedevi, ecco, il tuo figlio così presentato, che te la voler conoscere. Tieni il passo. Ma che ti sto il passo, no, ma che ti puoi fare, quasi voler dire, figli miei, abbracciamo, sì, insieme cammineremo, e parliamo insieme, non vi abbattete, sarò io la vostra forza, il vostro conforto, e Gesù detta a me, sia via per tutta, ormai siamo fuori le porte, Gesù non ce l'ha più, cade la prima volta, cade una seconda, una terza, tutti vorrebbero gustare questo spettacolo di vederlo in croce. Al momento, pure già delle porte di Gerusalemme, c'è un uomo. Per tutti, posso poter dire, aiutami, almeno nell'ultimo tratto, per il tuo bene te lo chiedo, non rifiutare la croce del momento presente, quella che ti viene data. Sì, e io accompagnai, e io ti incoraggiai, detti forza a quell'uomo che si rifiutava, e così si poté arrivare. Ma la croce venne santa, era stato inchiodato, quello che tu mi hai dato, non accettato. Ti dice a te, e adesso vengo nelle tue mani, raccolando la mia anima. Però non bastava questo, anche in quel momento l'ultima prova era più forte, l'abbandono da parte del padre. Come se il padre non esistesse, come se quasi godesse di perdono. Quando leggiamo in Isaia 49, 15, come il Signore che dice, non mai una mamma abbandonare il suo figlio. Ebbene, caso ci fosse un'eccezione, questo non avverrà mai. Io mi nascondo perché voglio in quel momento un atto di fede. Non sono lontano, sono lì vicino a te, come una mamma vicino a un bambino che comincia a mettere i primi passi. Chiamami che mi troverai. Voglio la tua fede, voglio il tuo abbandono in me, voglio che tu veramente metta tutto nelle mani, nelle mie mani. Io sarò la tua forza, il tuo conforto, il tuo aggiamento. E poi, accanto a lui, il tuo ladrone. Quello di sinistra bestemmiava, si ribellava, e l'altro di destra gli diceva, ma perché questo? Noi abbiamo sbagliato, non lui. Poi con calma, proprio vedendo le sue miserie, i suoi peccati, i suoi furti, i suoi omicidi, lo guardò, Signore, quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. Ed è quel figlio del primo sangue, o meglio il primo figlio del sangue di Gesù, di in croce, oggi sarai completo il paradiso. Oh Signore, allora per tutti c'è perdono. Sì, figli miei, basta cominciare. Il momento in cui mi guarderete,
Ricorderete a me, Carli, ti hanno ucciso, non vedi? Non sanno quello che fanno. Ora del tuo conforto, del tuo incoraggiamento. Oh mamma, noi ti domandiamo, quando tu vedesti morire il tuo figlio, quando tu avesti nelle tue braccia Gesù morto, dici, oh mamma, quali furono i tuoi sentimenti? Oh, il Papa ha voluto che quando la prima domenica di Quaresima, ecco, chiedesse al nome di tutti, soprattutto di noi cristiani, il perdono, la prima cosa che chiedesti, sostiamo dinanzi alla pietà. Quanto è importante questo, alla pietà di Mosè. Ecco lì, fermiamoci a vedere la Vergine Santissima lì, in San Pietro. Ecco il primo altare entrando a destra, questa pietà di Michelangelo, questa Vergine Santissima delicata, serena, ma in preda a un grande dolore, che c'ha il figlio nelle braccia. Mamma, in quei momenti che cosa sentivi tu? Mamma, come ti comportasti tu? Ma una mamma non può reggere dinanzi a un figlio morto, innocente, che poi tu sapevi che era Dio. Guardai il cielo, lo offrì al cielo. Ma questo lo faccio tutte le volte che viene celebrata una messa, come diceva Padre Pio, la Madonna mi è vicino, mi aiuti in quei momenti di crocifissione, mi è di conforto. Allora non solo mamma, tu innalzasti Gesù morto al Padre, ma innalzasti tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre necessità. Sì, figli miei, questo lo faccio ogni giorno, ogni momento che viene celebrata la Santa Messa, sono io che mi rivolgo al Padre. Perdoniamoli, aiutiamoli, solleviamoli. Oh mamma, sì, nella tua tenerezza capisco la bontà di Dio. Sì, in te si nasconde il cuore di Dio. È dal tuo seno che è partito questo cuore. Ecco perché tu palpiti continuamente di amore per Dio. Dammi un po' del tuo amore, dammi un po' della tua compassione e fa che nei momenti di sofferenza non mi ribelli, ma l'accetti e dica sempre: sia fatta la volontà di Dio. So che in quel momento troverò pace, troverò lo stesso abbraccio di Dio, scoprirò l'amore. Sì, e Dio, come ha dato la forza a te, la darà anche a me. Questo che voglio imparare a dire sì momento per momento nella mia vita, perché so che questo mi dà pace. Non mi ribellerò più, non bestemmierò più, non me la prenderò con le persone. E in più, ecco mamma, cosa vuoi da me che come ha fatto tuo figlio facciamo anche noi. Figli miei, ricordatevi che c'è solo un impedimento alle grazie e alle benedizioni di Dio. Quando non si perdona, imparate dai miei figli. Volete la pace, volete una Pasqua santa, perdonate, scusate, perché non sappiamo quello che facciamo. Se in quei momenti si dialogasse un pochettino, se in quel momento rientrassimo in noi stessi, se in quel momento fossimo più calmi, miei cari, non ci sarebbero divisioni, non ci sarebbe questo allontanamento, non ci sarebbe il disprezzo dell'altro, perché, ecco, la passione e morte di Gesù ci insegna il rispetto per le persone. E tu, mamma, sì, tuttora ci dice rispettate, come se foste delle mamme, abbiate lo stesso cuore per tutti. Sì, questa sarà la Pasqua giubilare, la Pasqua più bella, miei cari. Il perdono, ricordate, è un super dono, ossia più dono pace agli altri, più la ricevo io raddoppiata. Oh mamma, questo noi vogliamo. Sì, vogliamo guardare Gesù, guardarlo attraverso il tuo cuore, baciarlo e dire anch'io voglio perdonare, dammi la forza, sì, sì, come l'ha avuto il tuo figlio, come ce l'hai tu sempre. E noi sentiremo, come ho detto, una sovrabbondanza di pace e di benedizione. Amen.
benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Oh,
Grazie.